tempo. Quindi abbiamo visto i bipolari, adesso i transistor a effetto di campo, i cosiddetti FET, field effect transistor. In realtà sono una famiglia di dispositivi, non è solo un dispositivo. Il comportamento è quello da generatore di corrente controllato da tensione. Quindi abbiamo qua un generatore di corrente, quindi generatore di corrente controllato da tensione. Quindi in pratica, mentre qua abbiamo R e VCE, questa corrente è la corrente I2 ed è uguale a G per V1, quindi è controllata dalla tensione V1. Questo è un GM. GM dimensionalmente è una transconduttanza. Dove questo GM qua è una transconduttanza. Perché non è una conduttanza? Perché vedete, una conduttanza lega la corrente alla tensione su un bipolo. E invece qua abbiamo la corrente in questo ramo in funzione della tensione tra questi altri due nodi, quindi da un'altra parte. In questo senso è trans, che lega due cose che sono diverse, come nella chimica, no? Abbiamo analogamente una transresistenza lega una corrente e una tensione che sono in due parti differenti del circuito. Va bene, il comportamento è lo stesso. Se io faccio le caratteristiche di uscita, come abbiamo fatto per il generatore di corrente controllato in corrente, mi posso aspettare lo stesso risultato, no? Caratteristiche di uscita cosa avranno? Tensione di uscita sulle ascisse, la V2, e corrente nella maglia di uscita, quindi qui avrò I2 in funzione di V2 e il parametro sarà la quantità di controllo che è la V1. Poiché I2 è uguale a GmV1, niente di nuovo, le caratteristiche di uscita sono una famiglia di rette orizzontali parametrizzate in V1. Quindi quando V1 è uguale a V11, questa corrente sarà GmV11. Quando V1 vale V12, questa corrente sarà GmV12 e così via. Se questo è V13, questo sarà GmV13, quindi una famiglia di rette parallele, niente di più. L'altra cosa da tenere conto è il fatto che, in aggiunta alle caratteristiche di uscita, ho scritto di uscite, in realtà sono caratteristiche, il plurale va solo sulle caratteristiche. Appendiamo la gomma, facciamo questa modifica qui, ok. Questa nera è la retta di carico, che è l'espressione relativa alla maglia di uscita. Questa è la retta di carico, retta di carico. Quindi l'espressione alla maglia uscita qual è? V2 è uguale a VCE meno R2. Quindi V2 uguale a VCE meno R grande per I2. Come vedete, è una retta su questo piano. Quando I2 è uguale a 0, V2 è uguale a VCE, quindi questa intercetta vale VCE. Quando invece I2 è uguale a 0, no, quando V2 è uguale a 0, I2 è uguale a VCE diviso R. Quindi questo punto è VCE diviso R. Allora vale quello che abbiamo già detto per il generatore di corrente controllato in corrente. Insomma, una volta che la grandezza di controllo viene imposta e quindi abbiamo selezionato V1, abbiamo selezionato una sola caratteristica di uscita e quindi l'intersezione con la retta di carico ci dà il punto di riposo.
variando la grandezza di controllo possiamo variare la posizione del punto di riposo, ed è quello che facciamo quando vogliamo amplificare. Il discorso abbiamo già fatto, non lo sto a ripetere troppo in dettaglio. Oppure possiamo spostare il punto di riposo del transistore, del generatore corrente controllato a tensione, per dire più precisamente, da questo punto, che è punto a corrente nulla, quindi quello in cui si comporta come un interruttore aperto, a questo punto, che invece è un punto in cui la tensione è nulla, quindi il dispositivo si comporta come un interruttore chiuso. E tra quei due punti di solito andiamo quando vogliamo realizzare un sistema digitale. D'accordo? In pratica, rispetto al ragionamento che abbiamo fatto per il generatore di corrente controllato da corrente, non cambia niente, l'unica cosa è la grandezza di controllo, che stavolta è diversa. Ok, che cosa era venuto il dubbio e non avevo cominciato a registrare. Allora, come è fatto un transistore a effetto di campo e perché si comporta in questo modo? Quindi dobbiamo vederne, ne vediamo un paio, mentre il bipolare ne abbiamo visto solo uno, cioè perché ce n'è un tipo solo. Di transistori a effetto di campo ce ne sono tanti, perché si tratta di una famiglia, noi ne vediamo due, che sono pochi rispetto a tutte le tipologie che ci sono, però sono abbondantemente i più comuni. Il primo, che è il meno comune dei due, si chiama JFET. Lo vediamo per primo perché è meno comune ma più semplice da spiegare, quindi cominciamo da questo. JFET vuol dire Junction FET, quindi transistore a effetto di campo a giunzione. Lo chiamiamo anche FET a giunzione. In realtà anche in italiano si usa il nome in inglese, si chiama JFET comunemente in italiano. Bipolari si chiamano alternativamente bipolari o BJT, bipolari solo mantenendo l'aggettivo per tutto, no? Senza ripetere tutta la frase, o se no con la sigla inglese. E qui, i FET si chiamano FET, praticamente sempre, JFET se si intendono i FET a giunzione. Come è fatto un JFET? Allora, è un dispositivo a tre terminali, per forza, perché si comporta con un generatore corrente controllato da tensione, quindi ci vogliono tre nodi. E immaginate di avere una barretta di semiconduttore, per esempio il silicio, da una parte e dall'altra mettiamo i contatti che corrispondono a due terminali. Questo silicio è leggermente drogato, per esempio di tipo N, e la corrente passa dall'uno all'altro. Ecco, questi due terminali si chiamano tradizionalmente source e drain, quindi source e drain, chiaramente si indicano con le iniziali. SORCE si dice source, che la pronuncia di solito sento di source e non la pronuncia corretta è source. E in italiano hanno un nome, ma è molto poco usato, d'accordo? Nome usato, il nome quindi strettamente adoperato in italiano è sorgente per il source e pozzo per il drain. Sono essenzialmente traduzioni letterali, sono state usate un pochino all'inizio ma sono cadute in disuso abbondantemente, quindi diciamo si trova qualcosa, uno prende un libro degli anni, fino agli anni 70 magari ancora trova questa traduzione, poi sparisce completamente. Poi c'è un altro terzo terminale che si ottiene in questo modo, si realizza lungo il canale, che è questa cosa N, questa barretta N, una diffusione da entrambi i lati di tipo P. Anche molto drogato, un P più, sia da una parte sia dall'altra, e si fa un contatto a questa zona P più, e questo è l'elettrodo di controllo. Si fa da entrambe le parti, si lega insieme e questo terminale si indica con la lettera G ed è
il gate. In italiano si chiamava griglia per analogia all'elettrodo di controllo delle valvole. Ripeto, anche questo è. Questo, la barretta drogata N nel mezzo, è quello che si chiama canale, e infatti questo è un JFET a canale di tipo N. Perché il canale questo? Perché è proprio la zona dove passano le cariche. Se io vado a disegnare prendiamo qua, immagino di avere tutte attenzione nulla, è chiaro, vedete qui c'è una giunzione PN lungo il canale, quindi si crea una zona di svuotamento con quel potenziale che abbiamo chiamato potenziale built-in, e per il resto la zona N rimane drogata N, quindi piena di elettroni, e la zona P rimane piena di lacune. Quindi guardando la zona N, noi che cosa abbiamo? Abbiamo qua una zona di svuotamento che ha un confine, per esempio, di questo tipo. Ok? Il tremolio è non desiderato, diciamo, è venuto. Doveva essere una cosa dritta. E poi, per esempio, qua questa zona che coloro di giallo è una zona piena di elettroni liberi, perché drogati di tipo N, che possono partecipare alla conduzione. Quindi la conduzione tra source e drain è garantita da questi elettroni che si possono spostare. Siccome in quella zona transitano gli elettroni, si chiama canale. Per simmetria potete immaginare che c'è anche un JFET a canale P, peraltro praticamente inutilizzato. Allora, vi faccio vedere anche il simbolo del dispositivo. Il simbolo del dispositivo è questo, il gate, il drain e il source. C'è una freccia qua tra il gate e il canale più o meno rappresentato con questa barretta verticale perché c'è una giunzione orientata in quella direzione. La freccia, come al solito, rappresenta il posizionamento della giunzione. L'ultima altra cosa da dire è che nel FET, non soltanto nel modellino di dispositivo che vi rappresento qua, ma nella realtà, il drain e il source sono esattamente uguali. Sono due elettrodi, il dispositivo è proprio simmetrico, mentre il bipolare è fittiziamente simmetrico, è simmetrico solo il dispositivo ideale. Poi quando andiamo a vedere come è fatto, vi ricordate, abbiamo visto i drogaggi, il collettore e emettitore sono molto diversi. In questo caso praticamente si fanno uguali drain e source, quindi è soltanto una scelta, come dire, nostra, decidere quale si chiama drain e quale si chiama source. La convenzione è che se il JFET a canale N si chiama drain l'elettrodo da tensione più alta. Ok? Quindi qui ve lo scrivo perché conviene ricordarlo, si chiama drain elettro da tensione più alta. Va bene. Allora, vediamo se mi riesce a fare questa cosa. Adesso io prendo il disegno, questa è la cosa che non si può fare con la lavagna. Prendo il disegno, mi riuscirà? Ctrl C, mi riserve per qui. Ok, allora lo riprendo. Adesso faccio questa cosa. Applichiamo delle tensioni. Questa è grande, sai? Vale abbastanza, questa cosa.
applichiamo un po' di tensione, polarizziamo, mettiamo il source a massa, il drain lo mettiamo a una tensione piccolina un po' alta, positiva, per definizione il drain, e il gate lo mettiamo a una tensione variabile VGS. La chiamo VGS perché il source è a tensione nulla, quindi la tensione che applico è relativa a quella del source, no? Però negativa. Ecco, questo è un aspetto importante. L'aggiunzione del fetta aggiunzione nell'uso normale del dispositivo è sempre polarizzata inversamente. Va bene. Allora, nel momento in cui noi applichiamo una tensione piccola VDS, immaginiamo per il momento di avere VGS nulla, applichiamo una VDS piccola, in quella barretta passa corrente, no? Che si comporta come una resistenza, passa una corrente, quindi se io vado a disegnare le caratteristiche di uscita, che sono la corrente ID, cioè quindi quella di drain, in funzione della VDS, usando VGS come parametro, quindi il parametro è la VGS, perché il generatore deve essere, vi sto facendo il caso del generatore di corrente controllato da tensione, la tensione di controllo a questo punto è VGS, il source sarà comune, okay? Queste sono le caratteristiche di uscita, segniamo. Allora, se io tengo VGS 0 e applico una corrente, io vedo una cosa di questo tipo. La corrente sale linearmente, ok? Se VGS la rendo più negativa, quindi alzo il modulo ma la faccio diventare negativa, che cosa succede? Ora qui attenzione. Che cosa succede? Succede che l'aggiunzione PN viene polarizzata inversamente, quindi la regione di svuotamento si allarga. Se si allarga la regione di svuotamento, il canale si restringe, perché la parte che ho disegnato la di giallo, dovuta, diciamo che la parte del canale effettivamente occupata di elettroni liberi, si restringe. Questo vuol dire che la barretta avrà una resistenza più alta, e quindi a parità di tensione applicata ci passerà una corrente inferiore. D'accordo? Quindi in pratica se io aumento il modulo di VGS mantenendolo di segno negativo, progressivamente vedo che questa corrente fa così. Prendiamo un altro colore per non far confusione. Io sto spostando VGS in questa direzione. Okay, così ne tengo, faccio presente il segno. Questo è VGS uguale a 0, quindi quelle più sotto sono VGS negative. Va bene, ho questo andamento. Perché sto facendo questa cosa? Perché, vedete, perché sto facendo disegno soltanto per VDS molto piccoli? Perché in realtà tutto il ragionamento che vi sto facendo vale se VDS è molto piccola, altrimenti succede qualcosa. Quindi ok, vediamo ora che cosa può succedere se aumento la tensione VDS. Allora, mi rimango in una situazione di VGS costante, una di quelle curve, tengo ferma VGS e adesso aumento VDS, vediamo che succede. Allora, io di nuovo faccio questa... Vediamo se funziona.
rifatto il disegno prima, così quello rimane. Allora, adesso aumentiamo, dunque, vediamo un pochino. Cancelliamo alcune cose perché dobbiamo, cancelliamo qua. E vediamo che cosa succede se aumenta VDS. Allora, la cosa importante se aumenta VDS è che a questo punto la giunzione, vedete che si estende lungo tutto il canale, dal source al drain, non è polarizzata in modo uniforme, perché se VDS è grande, la polarizzazione della giunzione vicino al drain, che è VGD, è diversa da VGS. In particolare, VGS è negativa, ma VDG è uguale, aspettate, VGD per definizione è uguale a VGS meno VDS, va bene? Quindi VGS è negativa, VDS è positiva, vuol dire che VGD è negativa, ma è il modulo più grande di VGS, d'accordo? Quindi abbiamo che VGD è in modulo maggiore di VGS. Quindi la giunzione vicino al drain è polarizzata inversamente di più. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che la zona di svuotamento è più larga vicino al drain di quanto non sia vicino al source. Quindi il canale non è più o meno uniforme da source a drain, ma si stringe vicino al drain. Quindi facciamo un disegno. In pratica qui è fatto così, poi questo si allarga, ho esagerato un po', qui è fatto così, questo si allarga, qui è più grande, da questa parte è fatto così, qui si allarga, esagerato, anche questa cosa qui di cancellare è bella, è così. Vedete? Sì, c'è un canale, era stremato. Quindi da questa parte, se io aumento la VDS vicino al source non se ne accorge nessuno perché la tensione del source non è cambiato, quindi il canale rimane della stessa larghezza, però man mano che mi avvicino al drain questo canale si stringe, d'accordo? Allora, dal punto di vista delle caratteristiche di uscita, che cos'è che succede? Che fin tanto che è impercettibile il fatto che si stringa il canale, io ho una resistenza costante. Quando continua a aumentare VDS e il canale si stringe, la resistenza aumenta, no? Perché rispetto a prima, anche variando VDS il canale si stringe. Cosa vuol dire questo? Che la corrente all'aumentare di VDS sale più lentamente di quanto mi sarei aspettato con una resistenza costante. E mi trovo in una situazione in cui la corrente comincia a far così. Comincia a piegarsi, questa comincia a piegarsi, questa comincia a piegarsi, questa comincia a piegarsi. Fino a quanto si piega? Ecco, questo è l'aspetto più difficile da capire d'effetto. Si piega fin tanto che diventa assolutamente costante e non sale più. C'è una saturazione della corrente. Ok? Questo è un pochino più difficile da capire. Vediamo insieme perché. Facciamo un disegno apposta. Prendiamo un quadrato. Vediamo un pochino. Così. Dunque, questo qui, perché non me l'ha fatto proprio allineato, lo allineo io. Facciamo una specie di cartoon, no? Filmino. Immaginiamo di avere questi tre fotogrammi di quello che succede nel dispositivo all'aumentare della VDS. Dunque, allora, a un certo punto, se aumento la VDS,
trovo un valore. Scusate, torno indietro perché si vede meglio. Vedete, aumentando la VDS si restringe il canale. Ci sarà un valore tale per cui le due zone di svuotamento si toccano e quindi il canale si strozza completamente. Va bene? Quindi quello è una situazione critica di strozzamento del canale. In inglese si chiama pinch off. Il valore di VGD al quale si ottiene questo strozzamento totale, chiusura del canale vicino al drain, viene indicato con VP. Quindi, indichiamolo, queste cose indichiamole nell'uscio successivo. Allora, se VGD uguale VP, abbiamo lo strozzamento, bruttissima come parola, ma insomma, del canale al drain. Questo strozzamento in inglese si chiama pinch off. Okay, pinch off è lo strozzamento del un tubetto, no? Se prendo un tubo dove passa l'acqua e lo prendo e lo strozzo, quindi non faccio passare più l'acqua, quello è pinch off del tubo. E questa tensione si chiama tensione di pinch off. Qui ho scritto a bialo e devo cambiare. Allora, immaginiamo di essere qua in questa situazione, VGD uguale a VP. Quindi immaginiamo che questo sia il source, questo sia il drain, ok? E poi per gli altri casi chiaramente questa VP è una tensione negativa, ok? Ah, questo è inutile, è importante dirlo, no? Chiaramente, perché deve essere in inversa la giunzione. Quando aumento VDS, negli altri casi aumenta la tensione di drain, perché la tensione source è 0, quindi la VGD diventa sempre più alta, ma di segno meno, quindi alta in senso più grande di modulo, ma negativa, quindi sempre più negativa. Allora, in questo primo caso noi possiamo come dire, rappresentare un po' la situazione che abbiamo. Abbiamo in pratica il canale che è fatto così. So se c'è il triangolo. Facciamo una così e poi non mi piace. Faccio a mano. E che fa così, no? Quindi il canale è fatto così, con un triangolo rastremato all'incirca, no? Con la tavoletta è difficile fare le linee orizzontali. Vabbè. Quando invece
aumenta la tensione sul drain, che cosa mi posso aspettare? Ecco, questo è un punto critico, no? Quello che mi posso aspettare è che questo punto di pinch off, che era qui, se la tensione di drain viene più alta, avverrà in un punto più interno. Quindi, per esempio, avverrà qui. Diciamo, qui avrò VGX, chiamiamo X questo punto, uguale a VP, perché la tensione di drain sarà più alta della tensione X, perché la corrente scorre tra drain e source, quindi la drain è a tensione più alta rispetto a X. Quindi avrò il pinch off realizzato in questa parte. Quindi in pratica non succede granché, il canale è fatto all'incirca così, si chiude così. Quando aumento ancora VDS, il punto in cui si ha il pinch off del canale si porta ancora più verso il source. E quindi tra X e D la cosa è ancora più svuotata. E quindi in pratica però vedete il canale è cambiato ben poco. Ho perso il punto. Questo è come si modifica il canale. Dunque facciamo. Allora, ci sono due considerazioni da fare qui. La prima considerazione da fare è questa. La tensione VXS è costante. Perché se facciamo una prova, VXS è uguale a... posso scriverla come VGX meno VGX più VGS, va bene? Meno VGX è meno VP più VGS, quindi vedete non cambia quando cambio la VDS. Siccome la VGS la lascio costante, la tensione che c'è tra il punto dove ho il pinch off e il source è rimasta uguale. Questa è la prima considerazione. Cosa vuol dire? Vuol dire che quando io aumento la tensione, mi aumenta soltanto la parte VDX. Ovviamente, perché aumento VDX rimane sempre alla stessa tensione, si sposta soltanto di posto e quindi VDX aumenta. Quindi la caduta di tensione ulteriore rispetto al pinch off cade soltanto tra DX. Questa è la prima considerazione. La seconda considerazione è questa. Ora, tenete presente che noi stiamo facendo un ragionamento che è leggermente approssimato, nel senso che tra X e S abbiamo un resistore che ha una forma triangolare e una concentrazione di carica che dipende dal drogaggio. Quindi quello si comporta come una resistenza, per forza. Okay? Dopo, io non ho disegnato portatori, non ho colorato lì, quindi tra X e D... Nell'ipotesi che abbiamo fatto noi c'è una zona di svuotamento, quindi com'è che passa corrente lo stesso? Perché la corrente va da drain a source, no? Quindi com'è che fa passare corrente se lì è svuotata? Ecco, lì c'è da stare attenti, ragazzi, è un'approssimazione. Noi qui stiamo facendo l'approssimazione che nella zona di svuotamento non ci siano portatori, nella zona neutra, no? Ci sono nuovi portatori uguali a quelli che imposti dal drogaggio, ma questa è un'approssimazione forte. In realtà anche la zona di svuotamento un po' di portatori ce ne sono, sono pochi, ma la corrente la sostengono. Okay? La cosa importante è che sono tanto pochi che se voglio far passare la stessa corrente che passa nel resto della barretta, X e D non possono essere tanto lontani. No, perché la resistenza tra X e D è grande perché portatori non ce ne sono, ce ne sono pochi, okay, per cui X non potrà essere mai troppo distante da D. Quindi cosa vuol dire questo? Vuol dire che per farvi capire cosa succede vi ho spostato molto X da D man mano che aumento VDS, ma nella pratica questo spostamento è quasi impercettibile, va bene?
Cosa vuol dire che questo spostamento è quasi impercettibile? Vuol dire che se guardo la parte del canale dove ci sono i portatori, ho un resistore di forma triangolare, ai cui capi applicate una tensione costante, perché VXS non cambia mai. La forma di questo rimane all'incirca costante, quindi anche la sua resistenza sarà costante, che vuol dire che la corrente sarà costante. Okay? Quindi nonostante io alzi la tensione sul drain, questo aumento della tensione sul drain non si traduce più in un aumento della corrente. L'unico effetto che ha è spostare appena appena X verso il source, ma la corrente non riesce a alzarla. Va bene? Quindi questo è quello che succede. Per cui quando vado a disegnare le caratteristiche di uscita, riprendiamole di nuovo. Se disegno le caratteristiche d'uscita trovo questo. A un certo punto ho il pinch off, immaginiamo che sia questo il punto di pinch off. Da quel momento in poi la corrente non sale più all'aumentare di VDS. Quindi anche qua raggiungo il pinch off, la corrente non sale più all'aumentare di VDS, ho esagerato, l'ho fatto anche scendere. Anche in questo caso la corrente non sale più all'aumentare di VDS, anche in questo caso la corrente non sale più all'aumentare di VDS. Quindi queste curve qui sono fatte per VGS con segno crescente, insomma sempre negativa, questa è la curva VGS uguale 0. Quindi vedete, in questa zona il transistore si comporta come un generatore di corrente, la corrente D, controllata dalla tensione VGS. Okay, questa zona dove la corrente non sale più mi interessa molto. In questa zona qui, dove il pinch off, vi ricordate, ho VGD uguale a VP, che vuol dire VGS meno VP meno VDS è uguale a VP, cioè VDS è uguale a VGS VDS al punto del pinch off è uguale a VGS meno VP. Per questo motivo posso descrivere diverse regioni di funzionamento del bipolare del JFET. Ne abbiamo riconosciute 3. Una regione si chiama, questa la introduco adesso, interdizione. Non abbiamo parlato in dettaglio finora, ma ci vuole un attimo, quindi conviene partire di lì. In interdizione il canale è completamente svuotato, quindi non solo VGD è uguale a VP, ma anche VGS è uguale a VP. Quindi lo svuotamento, il pinch off, diciamo, del canale non si ha soltanto al drain, ma si ha anche al source. Okay? Per cui questo vuol dire che tutto il canale è svuotato. Va bene? Questo si ha quando VGS è più piccolo di VP. Se VGS è uguale a VP ho il pinch off, se è più piccolo a maggior ragione ho il canale tutto svuotato. Quindi in questo caso la corrente è nulla, ho un canale totalmente svuotato, no? Canale totalmente svuotato.
poi un'altra regione che si chiama regione omica. O anche regione triodo, e che corrisponde a questa situazione. Chiaramente VGS è maggiore di VP, ma è anche minore di 0, questo perché lo deve essere sempre. La regione omica è questa qui. Per convenzione la definisco a sinistra del pinch-off. Si chiama omica perché il dispositivo si comporta più o meno come una resistenza, anche se non è proprio vero, no? Perché si comporta con una resistenza per VDS molto bassi. Poi qui le curve si inclinano, quindi qui non è proprio una resistenza, ma insomma, poi per convenzione si chiama questa qua regione omica. Quindi è delimitata dal fatto di avere qui VGD maggiore di VP. VGD maggiore di VP, che vuol dire VDS minore di VGS meno VP. Quindi in regione omica devono valere contemporaneamente queste due condizioni, questa su VGS e questa qui su VDS. E corrisponde a questa zona. E poi ho una, ho scritto regione, ok. Ho l'ultima regione, la regione che si chiama di saturazione, che è una cosa diversa rispetto alla regione di saturazione nei bipolari. In cui deve avere V per VGS la stessa condizione, compreso tra 0 e VP, e però stavolta VDS è maggiore di questa quantità, quindi VDS maggiore di VGS meno VP. Quindi mi sbizzarrisco a colorare, viene questa qui, questo. Questa condizione e questa condizione. Okay. Sono rappresentate da questa zona. Le tre regioni di funzionamento le abbiamo viste. Di solito, ecco, questa caratteristica le caratteristiche di uscita rappresentate qua sono fornite dal costruttore col datasheet. Non si ha un'espressione analitica completa. Ecco, di solito quello che si ha è un'espressione analitica di un'altra curva che può far comodo disegnare. Adesso lo facciamo, che si chiama caratteristica di trasferimento, che è l'espressione di ID in funzione di VGS, non di VDS. Quindi è di trasferimento perché di nuovo lega la corrente nella maglia d'uscita alla tensione nella maglia d'ingresso, quindi cose differenti. Vediamo un po' caratteristica. Questo viene fornito tipicamente in zona di saturazione. Viene data in zona di saturazione per una VDS fissata.
perché in pratica si dice, vabbè, ma guardate, in saturazione la ED non dipende quasi per niente da VDS, quindi si sceglie una VDS fissata e si traccia la curva. E la zona di saturazione ha bisogno che VGS sia compresa tra 0 e VP, che è una quantità negativa, e la curva è fatta all'incirca così. Una curva crescente con una concavità verso l'alto. In pratica si vede bene, quando siamo qua, VGS minore di VP, siamo in interdizione. In questa zona siamo invece in saturazione. Cioè, il valore di VDS viene scelto per cui tale per cui il JFET si trovi in saturazione. Questa viene sempre fornita dal costruttore, assomiglia a una parabola, ma non è esattamente una parabola. Spesso noi abbiamo bisogno di un'espressione analitica per questa curva, per fare conti un po' approssimati, in modo relativamente semplice, e in quel caso adoperiamo un'espressione a forma di parabola. Quindi, che è fatta così, chiamiamo questo punto IDSS, questo è un nome standard con cui viene indicato anche in una tabella dal costruttore questo valore, IDSS è la corrente per VGS nullo, e si dice, beh, guardate, questa ID ha questa espressione, è proprio una parabola, IDSS per 1 meno VGS su VP al quadrato. Questa è un'espressione approssimata, che spesso si adopera. Che cos'è? È una parabola che ha il vertice qua, vedete, passa per questo punto, semplicemente è fatta così, troviamo la parabola che passa per questo punto con il vertice e passa per questo punto, ed è questa. Infatti vedete, e c'è questo 1 meno VGS su VP al quadrato che fa sì che quando VGS è uguale a VP la corrente sia nulla e anche la derivata della corrente sia nulla. Quindi lì c'è il vertice della parabola, e poi e quando VGS è uguale a 0, termine tra parentesi diventa 1 e quindi D è uguale a IDSS, quindi quella è l'intercetta. Questa è l'espressione che si adopera. Va bene, per fare un attimo un ragionamento al secondo ordine, nel guardare le caratteristiche, anzi guardiamo questo fatto, io vi avevo detto questa cosa, che praticamente x non si sposta, ed è vero, insomma, buona approssimazione, x lo posso tenere fermo come punto, quindi il canale non cambia all'aumentare di VD. Se voglio guardare la cosa in modo un pochino più fine, ok, e quindi vedere la cosa a un ordine di precisione successivo, in realtà io devo dire, vabbè, però x un pochino si sposta, quindi che cosa vuol dire? Che questo resistore fatto a triangolo si accorcia a parità di altre condizioni, quindi la resistenza si riduce, per cui non è vero che la corrente proprio non cambia, se VXS è costante ma la resistenza si riduce, all'aumentare VD vuol dire che la corrente un pochino aumenta, quindi in modo quasi impercettibile queste curve in realtà che ho disegnato qua nella cosa successiva non sono proprio orizzontali, ma come per il bipolare hanno una leggera pendenza verso l'alto, va bene? Hanno una leggera pendenza verso l'alto come per il bipolare, quindi sono fatte un po' così, ma proprio appena appena, quindi in molti casi me ne posso scordare di questa pendenza. Ora, voglio fare giusto una puntualizzazione a fine dell'argomento e ve lo faccio. Poi questi trattini, la riga orizzontale praticamente è impossibile farle dritte. Allora, per me. Allora, che cosa cambia in questo discorso? Cambia che a volte quando voglio scrivere l'espressione analitica tengo presente il fatto che c'è una variazione leggera della corrente in salita all'aumentare di VDS e scrivo una formula un pochino più complicata che tiene conto diciamo in modo approssimato di questo effetto, che è fatta così: moltiplico qua per 1 più lambda VDS, dove lambda è un numero molto piccolo, per cui questo prodotto lambda VDS è
piccolo rispetto a 1, però vedete mi dà quella pendenza, perché a questo punto quando aumento VDS aumenta un po' anche la corrente, questa è D, non è S. Ok, questo è tutto. E questo fattore lambda si chiama fattore di modulazione della lunghezza di canale. È letteralmente quello che abbiamo detto, no? Perché tiene conto del fatto che la lunghezza del canale in realtà viene leggermente variata, modulata, cioè all'aumentare il VDS. Questo vedrete che poi quando facciamo un po' di esercizi, facciamo un po' di valutazioni, quell'aspetto spesso lo trascuriamo, a volte invece è utile considerarlo e lo consideriamo. È, diciamo, è effettivamente un effetto secondario. Ok, facciamo una pausa.